la mia introduzione è molto breve. Don Claudio, la sedia, la sedia, la terza sedia. Poi dopo ci sentiamo. Ah sì? Allora la mettiamo dentro, sì, dopo. Ricorda il cognome. C'è anche il professor Chiaris,
è un nome greco, e qui aspettiamo tante cose su quello che cade e sono dedicati davvero sorprendenti, sempre perché la nostra fede poggia su avvenimenti veramente caduti. Quando si va di viaggio in Terra Santa, di un uomo che è stato flagellato.
flagellato, coronato di spine, crocifisso con i chiodi, trafitto da una lancia al costato, esattamente quello che ci dice il Vangelo. Normalmente però un crocifisso doveva finire in una fossa comune. Questo lenzuolo è un lenzuolo molto pregiato, un lenzuolo di grande valore, tessuto a spina di pesce, e questo ci dice già chi può essere l'uomo che è stato avvolto nel lenzuolo, perché il Vangelo dice che la sindone fu comprata da un uomo ricco, un uomo di Arimatea che si chiamava Giuseppe. Ecco, sulla sindone poi troviamo due principali elementi, uno è il sangue e uno è l'immagine. Vediamo il volto per renderci conto che noi abbiamo delle macchie di sangue, ed è vero sangue umano, proprio il sangue del cadavere che è stato messo nel lenzuolo, e poi abbiamo questa immagine, che è un ingiallimento della stoffa. Qui è un grande mistero, come ha potuto un corpo lasciare impressa la sua immagine come fosse una fotografia. E oggi gli scienziati sono orientati a pensare che è stato un fenomeno di luce. Una delle ricerche più recente e meno conosciuta è quella sul DNA di chi ha toccato la sindone. È stato trovato pochissimo DNA di persone dell'Europa, la maggior parte del DNA è di persone del Medio Oriente e dell'India. Questo perché al Tempio di Gerusalemme erano disponibili al sommo sacerdote dei preziosi teli provenienti dall'India, e quindi è probabile che Giuseppe di Arimatea abbia preso proprio uno di questi teli. Sulla sindone sono stati trovati pollini di 58 diversi tipi di piante, 38 di queste piante a Gerusalemme esistono, in Europa no. E quindi vedete che ci stiamo avvicinando al luogo d'origine della sindone. È stata trovata sulla sindone traccia dell'aloe e della mirra, i profumi che furono portati da un altro ricco membro del Sinedrio, Nicodemo. Poi alcuni di questi pollini sono di piante dai cui fiori si ricavavano preziosi profumi. Sulla sindone è stata trovata anche aragonite, uguale a quella delle grotte di Gerusalemme, e all'altezza del naso e delle ginocchia è stato trovato terriccio misto a sangue. Quindi il cadavere che è stato messo nel lenzuolo non è stato lavato, non potevano lavarlo perché era vietato dalla norma giudaica che diceva che in caso di morte violenta con effusione di sangue il corpo non andava lavato, il sangue andava preservato perché era parte del corpo. E la terra rimasta attaccata alle ferite è passata poi sulla sindone. Ricorderete, per sentito dire, non tutti c'erano 30 anni fa, i più giovani non lo possono ricordare perché c'erano, ma chi ci ha qualche anno di più si ricorderà che la sindone è stata dichiarata falsa con la prova del carbonio 14 e fu pubblicato questo lavoro dicendo che era una prova definitiva. Questo però è successo 30 anni fa, la scienza va avanti. E che cosa si è scoperto dopo? Che l'unico campione che era stato analizzato, sia pur da tre laboratori, ma il campione era sempre quello, quindi il risultato per forza era sempre lo stesso, quell'unico campione era stato preso da una zona non adatta. Parole povere per spiegare di che stiamo parlando, faccio sempre l'esempio dell'analisi del sangue. Se io vado a fare l'analisi del sangue dopo aver mangiato la brioche e il cappuccino, anche se vanno in tre laboratori, tutti troveranno la glicemia alterata. Nel caso della sindone, il campione è stato preso in una delle zone più toccate, più manipolate, che è risultata inquinata da funghi e batteri che hanno formato una patina che non fu rimossa. E oltretutto è stata trovata traccia di un rammendo, perché la sindone è stata anche rammendata. A questo punto le analisi statistiche fatte sui dati pubblicati avevano già rivelato che quel campione non era rappresentativo di tutto il lenzuolo, perché su una piccola striscia di pochi centimetri da un punto all'altro c'era una differenza di circa 100 anni, che sembrano poco, però moltiplicati per un telo di 4 metri possono dare un risultato completamente alterato. Non davano gli scienziati i dati grezzi, cioè i dati di tutte le loro misure, non li volevano dare, per tanti anni non li hanno dati. Poi finalmente li hanno concessi, sono stati studiati, ed è stato pubblicato a marzo di quest'anno un importante articolo dove si dimostra che, in base ai dati grezzi che finalmente abbiamo avuto, quel campione non era rappresentativo di tutta la sindone. Quindi non si può dire, in base a quell'analisi di 30 anni fa, che la sindone è medievale, non si può più dire.
C'è anche da dire che i laboratori di analisi del radiocarbonio sono molto prudenti nel datare le stoffe, perché le stoffe hanno una grande superficie di contatto con l'ambiente, non è un osso, un pezzo di legno dove posso prendere un cartoncino scavando all'interno del reperto. La stoffa è tutta a contatto col mondo esterno. E allora lo dicono chiaramente, questo è il beta analitico dei più grandi laboratori di ricerca della datazione radiocarbonica, dicono che i campioni prelevati da un tessuto trattato con additivi o conservanti generano un'età radiocarbonica falsa. Ormai si sa questo, quindi bisogna essere molto cauti. A commento dei dati pubblicati quest'anno, il direttore del laboratorio del radiocarbonio dell'Università di Ottawa ha spiegato: per una reliquia come la sindrome, la decontaminazione del campione è fondamentale, è stata amareggiata da molte persone nel corso dei secoli, ci si dovrebbe preoccupare dell'effetto del grasso nelle mani, inoltre è sopravvissuta a diversi incendi, mentre si può eliminare il danno dovuto al fumo, i vapori organici associati agli incendi possono anche essere assorbiti e diventano incorporati in modo più permanente. Allora, tolto di mezzo il radiocarbonio, questa datazione che non ha soddisfatto, vediamo rapidamente tre altre datazioni. Pochi sanno che la sindrome ha avuto tre datazioni all'Università di Padova con il metodo FTIR, metodo Raman e quello meccanico multiparametrico, e le date venute sono al cavallo dell'epoca di Cristo. Allora, veniamo adesso al dunque della ricerca che stasera viene presentata. La sindrome è arrivata a Torino. Come ci è arrivata? Cosa sappiamo della storia di questo reperto? Noi sappiamo che a metà del 1300 un cavaliere crociato dice di avere la sindrome. Quello che è interessante è che la moglie, che si chiamava Jeanne de Vergy, era discendente da un altro cavaliere crociato che si chiamava Othon de la Roche. Ecco, ricordate questa famiglia de la Roche, perché la ritroveremo nella ricerca che sentirete fra poco. Quindi una famiglia francese che però aveva importanti feudi in Oriente. Comunque questo crociato poi muore e sua nipote darà la sindrome ai Savoia. Già avete capito perché arriva a Torino. I Savoia la portano prima nel loro castello a Chambéry e poi nel 1578 la portano a Torino e lì rimane. E rimane anche dopo la morte dell'ultimo Savoia proprietario della sindrome, Umberto II di Savoia, il quale nel suo testamento la dona al Papa. C'è un altro filone di indagine molto interessante che ovviamente stasera non possiamo affrontare, ma che lo vedete con i vostri occhi, è la somiglianza del volto di Cristo con la sindrome. Cioè la sindrome è stato il modello ispiratore dell'arte cristiana. Il volto di Cristo è sempre stato copiato della sindrome, addirittura già dal IV secolo. Guardate, questo è un Cristo che si trova in una catacomba a Roma del IV secolo e già somiglia alla sindrome. I primi tre secoli la sindrome è stata tenuta proprio nascosta perché i cristiani erano perseguitati, ma con l'editto di Costantino ecco, cominciano a girare le notizie. E allora si parla del trasferimento di un panno con l'impronta di Cristo da Gerusalemme a Edessa, una città del sud-est della Turchia, dove c'era un re malato che manda a chiamare Gesù. Gesù gli promette che gli manderà un suo discepolo. E dopo la sua morte Giuda Taddeo va e con questo panno, esponendo al re, facendo vedere al re questo panno con la sua impronta, il re guarisce. Questo si vede anche in questa antica icona, questa è l'icona del X secolo, in cui si vede Giuda Taddeo e Giuda Taddeo che mostra al re questo panno. Però è piccolo il panno, perché? Perché la sindrome era piegata. I bizantini la chiameranno mandilion, cioè un panno dove si vede solo il volto, ma in realtà era tetraedro, era piegata quattro volte. A un certo punto questo panno suscita l'interesse dell'imperatore di Costantinopoli e allora l'imperatore manda addirittura l'esercito a prelevare questo panno. Questo panno viene portato a Costantinopoli il 16 agosto dell'anno 944. La traslazione di questo santo mandilion è una festa per la Chiesa ortodossa tuttora molto importante. Quindi questo panno arriva a Costantinopoli, lì devono averlo parzialmente aperto perché nasce l'Imago Pietatis, si comincia a vedere il Cristo a mezzo busto. Ma non rimane lì la sindrome,
lo sappiamo da questo importante documento che è stato scritto da un cavaliere crociato, Roberto Clary, che ha partecipato alla quarta crociata, quella che è andata a saccheggiare Costantinopoli. Purtroppo i crociati, per motivi politici, economici, tutta una storia dietro, quella volta non andarono a Gerusalemme ma andarono a Costantinopoli e hanno portato via dei souvenir, mica male, i quattro cavalli che stanno a San Marco, a Venezia. Ecco, questo per dire, dice, ma che possono portare cose grosse? Ecco, le navi si portano le cose grosse, si può portare via addirittura quei quattro cavalli, pensate. E sparisce la sigla in quel momento. Questo crociato dice, questo è francese antico, io non conosco manco il francese moderno, però qui qualcosa si capisce, c'è la traduzione, che c'era una chiesa chiamata Notre Dame, Nostra Signora Santa Maria di Blacherme, dove era la sindone, che aveva avvolto Nostro Signore e ogni venerdì si esponeva, bene, si vedeva la figura di Nostro Signore. Importante, abbiamo ritrovato la sindone, sta lì. Però che succede dopo? Nessuno, dice, né greco né francese, seppe cosa avvenne di questa sindone quando la città fu conquistata. Allora, dal 1204 al 1353, quando riappare in Francia nelle mani di un altro crociato, dove sarà stata la sindone? Ecco, in quel momento né greco né francese sa che fine ha fatto. Io però un greco l'ho trovato che invece sa che fine ha fatto la sindone, e allora tra poco ce lo dice. Allora, io ho apprezzato molto questa ricerca di Ares Coudounas e ho voluto scrivere una prefazione del suo libro, proprio perché meritava un elogio per questo. E allora vorrei invitare Fabio a leggere questa mia prefazione, pare brutto che la leggo io, no? Poi mi legge meglio di me. Grazie. Procedono inizialmente insieme
risorse via Alfa Numerica e le Ley Lines, con le vie sacre e angeliche, fino al loro destino finale. Il lettore potrà così incontrare Ioannis, primo angelo Lucas Comneno, sevastocratore di Tessaglia, e immaginare di trovarsi nel monastero di Porta Panagia, con il suo sistema difensivo a 5 livelli, come il pentagono d'oro dell'armonia cosmica. Seguirà le vicende di Carlo II d'Angio, detto Zorro, catturato e poi liberato. Osserverà con attenzione l'evangeliario in mano al pantocratore del monastero di Daphne e capirà perché tutto questo è di estrema importanza per la ricostruzione dei passaggi oscuri di una lunga strada di spostamenti. Al termine, come sempre accade per un libro così documentato, il lettore sarà arricchito di cultura, di fede, di meraviglia. E sarà questo un notevole stimolo a cercare un possibile approfondimento su questo affascinante tema, con tanta gratitudine e ammirazione per l'autore che ha saputo generosamente fornire questo prezioso contributo. Dottoressa Emanuela Marinelli, sindonologa. Il ritrovamento di un luogo comune,
delle tue reliquie. Questo è stato individuato come il monastero di Daphne, a 11 km dal porto di Eleusi, vicino ad Atene, mentre la terza parte era dedicata alla simbologia che esiste all'interno delle chiese bizantine. Per congiungermi a quello che ha detto la professoressa Marinelli per quanto riguarda la Sacra Sindone, e quindi dove è andata la Sacra Sindone, nel libro esistono due ipotesi. La prima ipotesi riguarda l'arrivo della Sacra Sindone ad Atene nel 1205. Otto della Rosso la prende da Costantinopoli dopo il saccheggio nel 1204, quindi nel 1205 la porta ad Atene. E nel 1207, due anni dopo, prende in possesso il monastero di Daphne, che dopo vedremo, dove inserisce i monaci cistercensi. In quel momento c'erano i monaci bizantini, lui li caccia via. Mette i monaci cistercensi che rimangono per 200 anni ad Atene. Dopo i monaci bizantini ritornano nel 1478. Nella prima ipotesi prendiamo in considerazione però anche l'arrivo della Santa Casa, e questo nella prima ipotesi accade dopo 83 anni, nel 1288. È possibile che le due più importanti reliquie abbiano compiuto inizialmente lo stesso percorso per essere poi separate? Sì. Entriamo quindi nel merito di una seconda ipotesi che viene analizzata. Questa ipotesi riguarda l'arrivo delle sante reliquie ad Atene, nel capo di Atene, nel 1288. Questo succede perché esistono dei fatti molto particolari che agevolano questo transito. In alcuni documenti, prima del processo dei Templari, dei Cavalieri del Tempio, effettuato dal Filippo IV, re di Francia, viene di nuovo fuori, ricompare la Sacra Sindone. Secondo uno storico, Wilson, potrebbe essere custodita e venerata per un certo periodo dei Templari. E vedremo che in quel periodo la famiglia della Rossa incarica un personaggio molto importante dei Cavalieri Templari a Maurì della Rossa, 1215-60-65, sulla pressione appunto della famiglia della Rossa che regnava nel Ducato di Atene, la vuole detenere. Nel 1279 viene firmato un accordo ufficiale tra la famiglia Angelo Comneno e tra Carlo I d'Angiolo, il re di Napoli. Giovanni e Nicoforo Angelo Comneno sono due fratellastri. Vedremo che sono dei protagonisti importanti per il trasporto delle sante reliquie. Nel 1287 fino al 1291 i Della Rosse persero il Ducato di Atene, perché entra al regno del Ducato la figlia di Sebastocratore, Elena, che diventa duchessa di Atene. E quindi è ipotizzabile che in quel periodo la questione del trasporto del Santa Reliquia può essere effettivo, adesso vedremo in che maniera. Dopo la fine, la morte di Carlo I d'Azzo nel 1285, suo figlio, che prende in possesso diciamo, tutto quello che il padre ha realizzato, non riesce a portarlo avanti perché è molto debole. Viene anche catturato dai aragonesi, poi liberato, dando molte garanzie. Ma vogliamo iniziare il percorso dall'inizio, parlando dei tre muri della Santa Casa di Loreto.
Vediamo a destra il santuario, il Loreto, sotto l'ornamento marmoreo che riveste la Santa Casa e i tre muri che dal suolo si alzano per un'altezza di 3 metri. Sono stati costruiti con il metodo di Nabatei. I Nabatei erano un popolo dell'antica Arabia che hanno costruito la famosa città di Petra, a sud del mare Morto. Vediamo nell'icona in mezzo intermedia, vediamo l'abside. L'abside è costruita nel 1536, insieme al posizionamento di alcuni mattoni presi localmente per creare un ambiente molto idoneo alla fede cristiana e alla venerazione da parte dei pellegrini quando venivano a visitare la Santa Casa. La tradizione popolare, quindi la tradizione lauretana, è la tradizione che va per la maggiore. Noi non sappiamo questo, non la possiamo non dirlo, anche perché per più di 700 anni, tramite i decreti papali che esistono, viene sempre citata in tutti i testi. Riguarda due date fondamentali: il 9 maggio 1291 gli angeli la trasportano nell'Illiria, identificato il posto come versato in Croazia vicino a Fiume, e dopo 3 anni e mezzo viene trasportata sempre per via angelica, praticamente la notte tra il 9 e il 10 dicembre 1294 a Recanati. Anche qui ci sono 3 trasmissioni per via angelica, quindi la prima al porto, poi la seconda a Selva della Banderuola, quindi al terreno dove era proprietà di 2 fratelli, che poi per un loro litigio viene di nuovo traslato per via angelica per posizionarsi definitivamente alla strada pubblica sul Monte Provo, dove attualmente c'è. Però non possiamo lo stesso non prendere in considerazione gli studi, diversi studi e ricerche, sia scambi archeologici sia ricerche che esistono di diversi studiosi. Io mi trovo in contatto con diversi archeologi in Grecia e storici. Vorrei ringraziare pubblicamente il professor Panagos Vassilios, l'archeologa Costantina Zidou dell'Università di Ioanna, che stanno lavorando con me ultimamente, e ci sono anche in programma nuove consultazioni, nuovi risultati. Ma vediamo quindi la prima parte della ricerca che riguarda le 4 vie. La prima via è da Nazareth fino al porto di Acre. Il porto di Acre è noto che è caduto il 18 maggio 1291. Quindi noi stiamo parlando di un periodo prima ovviamente della caduta, eventualmente per il trasporto via umana. La seconda via parte dal porto di Acre verso il Ducato di Atene, quindi il porto di Eleusi, con una sosta a Cipro. La terza via parte dal porto di Eleusi verso il nord della Grecia, verso la Tessaglia, quindi verso Pili, dove c'è il monastero di Porto Panea, e dopo successivamente al porto di Arta. La quarta via via mare nell'Adriatico fino a Recanati. Vediamo gli elementi fondamentali di ogni via. A Nazareth, ecco la figurazione, la figura della camera della Vergine, i 3 muri che mancano, che secondo la tradizione lauretana sono stati spostati per via angelica, inglobati come vedete in una grotta, dove rimane attualmente a Nazareth solo la grotta, mancano 3 muri. Nella parte qui a sinistra vediamo il monastero di Eleusi, elemento fondamentale del passaggio ad Atene, non solo della
sacre pietre, ma anche della sacra sindone, come vedremo, le monete di due tolmesi dell'epoca 1287-1308, verificatasi, della famiglia della Rosso, trovate negli scambi a Teodosio di Loreto nel 1962-65, il monastero di Porta Panaglia a Pili e poi tre muri a Loreto. La prima via, quindi da Nazareth fino a Porto di Acri, si chiama Via di Acri, appunto, o strada dei pellegrini, o anche il corridoio di Nazareth. Nel 1268, con un trattato detto Trattato degli Anconetani con il sultano Bayras, è stato possibile liberare questo passaggio, così i pellegrini potevano di nuovo attraversarlo. E un anno dopo, questo trattato è stato di nuovo scaduto, cioè non valeva più. Ma nel 72, di nuovo, tramite il re di Cipro e di Gerusalemme, Ugo III, è stato di nuovo riconfermato e quindi la via era di nuovo libera. Tutto questo succede sotto la supervisione di un personaggio molto importante, il Carlo I d'Anjou. Vediamo quindi la seconda via, dopo il porto di Acri, verso quindi il porto di Eleusi. Eleusi è una città dove nell'antichità c'erano i misteri invisibili. Tramite quindi attraverso Cipro. A Cipro esiste una località e un posto strategico che si chiama Pila. Ricordate questo nome e poi lo confronteremo con i nomi di Pili a Tessalia, anche quello è un posto strategico. Il percorso riguarda un itinerario verso il castello di Gastria. Dobbiamo dire che qui tutti i beni dei templari, comprese le reliquie, per tre anni, dal 1279 al 1282, erano sotto sequestro. E questo per una disputa, per un litigio tra Ugo III, re di Gerusalemme, con il gran maestro dei templari, il Guillaume de Beauzeau, che era il cugino di Carlo I d'Anjou. Adesso lo vediamo successivamente. Ma prima abbiamo parlato della famiglia di Angelo Comneno, una famiglia nobile, no? Che dicono che forse queste sacre pietre provengono non per via da Angelica, ma è stata una famiglia di Angelo Comneno che ha incaricato il loro trasporto. Ci sono più di 5 anni che io sto studiando e mi sono capitato, ho fatto tutti i percorsi possibili per capire chi erano questi personaggi, come vivevano, con chi erano sposati, quali figli avevano, che cosa davano alle figlie quando si sposavano. Una usanza, pensate, che da quell'epoca c'era anche oggi in Grecia, perché quando si sposa una femmina, i genitori gli danno spesso la casa come dono. Vediamo quindi di capire la famiglia degli Angelo Comneno. Michael II Angelo Comneno, despota della Tessalia, ha avuto due figli importanti nella nostra ricerca. Nichiforos, un Nicefalo, Angelo Epiro Comneno, che era despota di Epiro, era un figlio illegittimo. Michele sposato con Teodora Petrolifa, la poi diventata la santa Teodora di Arta, ha avuto questo figlio, Nichiforos. Ma durante
suo sposalizio con Teodora, a un certo momento Micaelia è scappato, è andato con un'altra concubina, con Gagrimì, una donna di Arta, che con lei ha fatto un figlio illegittimo ma riconosciuto. Infatti lo chiamavano Giovanni il Bastardo. Era Ioannis I, Angelo, Lucas, Comneno, sebastocratore della Tessaglia, perché con la morte di Micaele, tutto il regno dell'antica Illiria, dove sia la Tessaglia e l'Epiro erano delle province amministrative che appartenevano all'antica Illiria, sono state divise in questi due che sono state riferite e scritte e date
a Itamar, la figlia di Nikiforos, la nipote del sequestratore Giovanni, quando per il suo matrimonio con Filippo IV, figlio di Carlo II d'Azzo. Quello che ci interessa su questo foglio 181 è il punto 2, dove c'è scritto: Santas Petras ex Domine nostrae Dei Pare Virgini Santas. Traduzione: le sante pietre portate via dalla casa di Nostra Signora, la Vergine Madre di Dio. In greco: I Agies Petres Ufetuotas Pathican Apotinitia Tis Despidasmas Tis Parthenon Miteras di Feu. Quindi rientriamo di nuovo a quello che dicevamo all'inizio. Allora, la tradizione lauretana dice il 9 maggio 1291 la casa giunge in antica Iberia. Ecco, ripeto che la documentazione che noi abbiamo storica che in epoca proto-bizantina sia l'antico Epiro che la Tessalia erano province sotto l'amministrazione dell'Iberia. Alcuni giorni dopo, il primo giugno del 1291, inizia il negoziato del matrimonio tra Itamar e il principe Filippo IV d'Anjou. Carlo I d'Anjou ordina al principe di Acaia Fiorenzo di Hainaut e a Pierre de Isle di negoziare questo matrimonio e li manda direttamente dove? A Ioannina. A Ioannina, che sta a Epiro, attualmente è la capitale dell'Epiro, nell'epoca quella Arta era la capitale dell'Epiro, è anche la sede del consiglio sotto Nikiforos Angelo Comneno. Anzi, i ricercatori stanno studiando proprio questo documento perché pare che esistano degli elementi per portarlo avanti. Ecco, il matrimonio tra i due personaggi, Itamar e Filippo, alcuni storici dicono che viene fatto il 13 agosto del 1294, si tratta però probabilmente della proclamazione del matrimonio, altri dicono che non è stato effettuato all'Aquila ma a Napoli, però la maggior parte dei studiosi dicono che è stato studiato, è stato fatto nel mese di settembre del 1294. Vediamo quindi le sante pietre date come dote per il matrimonio tra Itamar e Filippo. Itamar è la figlia di Nikiforos Angelo Comneno e Filippo IV d'Anjou è figlio di Carlo II d'Anjou. Ma Nikiforos è anche il fratellastro di Ioannis Angelo Lucas Comneno, sequestratore della Tessalia. Ioannis ha una figlia che si chiama Elena, che è duchessa di Atene nel 1297. Vi ripeto di nuovo tutto, perché sono troppi nomi, no? Troppe famiglie, ed è difficile, diciamo, memorizzare e capire bene i vari percorsi. Elena, quindi, ha un figlio, il secondo della Rossa, che all'età di 7 anni, insieme alla madre, diventa duca di Atene. E lui poi muore ad Atene, al monastero di Daphne, come vedremo, nel 1308. Le monete adesso che sono state trovate sono sue, sono state coniate in epoca sua. Quindi il passaggio ad Atene delle sante reliquie, sia di tutte e due, poi vedremo in che maniera, che vanno individuate, è inevocabile, è molto chiaro, diciamo, dal ritrovamento degli scavi archeologici. Quindi stiamo parlando adesso della terza via, stiamo parlando dell'arrivo al porto di Eleusi. Vediamo la cartina molto dettagliata,
Abbiamo qui Salamis, l'isola che era sotto la giurisdizione di Elena, di fronte il borgo di Eleusi. Questa è la via sacra. Vorrei che ricordate questo nome, via sacra, molto importante. A 11 km quindi da Porto di Eleusi esiste questo monastero Daphne, che molti storici lo chiamano anche monastero di grande Blachienne, come ha riferito la professoressa Marinelli, che si chiamava il monastero presso Costantinopoli, dove c'era la Sacra Sede. E quindi la via sacra continua fino ad Atene, mentre a sinistra la strada continua verso nord. Le due monete, i due tornesi, hanno come fronte la scritta Doga di Atene, la figura di una croce, mentre nell'elemento la dicitura di Clarencia e la figura di un castello. Vediamo quindi quanto è importante e fondamentale il ruolo della madre di Guy de la Roche, dal momento che nel 1287, dopo la morte del marito Guglielmo primo della Rossa, diventa la chiesa di Atene e poi eredita anche la baronia di Carretera. Perché vi dico questo? Perché quell'epoca era molto importante, quando si trasportavano delle cose importanti o delle reliquie, mettevano all'interno il lasso passato. Le monete in questo senso erano dei lasso passato. Una volta poi ritrovate ci fanno capire non solo il periodo del trasporto ma anche i protagonisti stessi, e queste monete sono state trovate negli scambi archeologici al sottosuolo del Sargello della Santa Casa, ma sono state trovate anche altri reperti archeologici. È stata all'inizio trovata una scritta, una iscrizione su una pietra, Ateneo Corum o Ateneo, che quindi ci fa un riferimento alle monete. Però nel 1990, dopo una ripulitura delle pietre, sono state trovate delle scritte in lingua greca, con due ipotesi. La prima, Ie Christe tu Theou, che vuol dire Figlio Cristo di Dio. Una seconda ipotesi, Ie Christe tu Theou, o Gesù Cristo di Dio. Ecco, nelle diverse graffiti che sono stati trovati ci sono molte scritte greche, ma anche molti numeri romani e anche dei segni in carbone. Si sono trovati poi dei polini di provenienza palestinese e cinque piccole croci di stoffa rossa che io personalmente ho visto all'archivio della Santa Casa. Di queste cinque piccole croci, le quattro sono tenute molto, molto bene, mentre la quinta è abbastanza distrutta. Sono stati trovati anche dei resti di nuovo distrutto, un reperto che ci porta in Palestina, al Mar Morto, dove esistevano e esistono ancora stuzzi, ma anche un elemento, un reperto che simbolicamente ci porta all'incarnazione di Cristo. Ci sono dei studi che vengono fatti sulle scritture, sui graffiti, in via di studio ovviamente. Riporto di nuovo lo schema per capire come erano implicate le famiglie, quindi la famiglia della Rossa, con Guy de la Roche, figlio di Elena, quindi la famiglia degli Angelo Comneno, i due fratellastri, e la famiglia degli Angio, imparentata con gli Angelo Comneno tramite il matrimonio di Filippo, figlio di Carlo II d'Angio e di Tamaro. Entrano però in questione due nuovi personaggi, il fratello di Carlo, Primo d'Angio, e
con Luigi IX, re di Francia, santificato da Bonifacio VIII nel 1297, e il gran maestro dei Templari, Guidon Deluso, che è cugino di Carlo I d'Anjou. Perché sono importanti questi personaggi? Perché il gran maestro di Ordine dei Templari, Guidon Deluso, che era cugino di Carlo I d'Anjou, sosteneva da sempre le ragioni di Carlo d'Anjou, il quale voleva diventare re di Gerusalemme. Infatti ha avuto un grande litigio con Ugo III, re di Gerusalemme, di conseguenza dal 1279 per 3 anni Ugo III ha sequestrato tutti i beni dei Templari, come ho detto. Raggiunge però il gran maestro dei Templari per prima volta nel 1275 la Terra Santa, più di un anno dopo la fine del Concilio, di cui il Concilio di Gregorio X, fatto nel 1274, nel quale si era discusso della legittima appunto successione del Regno di Gerusalemme, il recupero delle sante reliquie e come proteggerle, come recuperarle e come proteggerle. E anche il tentativo di ristabilire una unità religiosa con la Chiesa Ortodossa. L'altro personaggio, il fratello di Carlo I d'Anjou, praticamente è in parità con la famiglia d'Anjou, è il re Luigi di Francia, il re Nord. Lui era un fanatico collezionista di reliquie. L'intenzione quindi di entrare in possesso della reliquia era già manifestata quando lui ha visitato la Santa Casa il 25 maggio. All'interno del santuario di Loreto, nella cappella francese, esiste un'immagine, un affresco, dove ci fa vedere una cerimoniale tra il vescovo Odone di Castres e il re Luigi IX che riceve la Santa Comunione, e accade il 26 maggio del 1251. E il re Luigi IX aveva come segretario Isaac de Vitry e un consigliere confidente Jean de Zouville, personaggi molto importanti che loro comunicavano, diciamo, tutto quello che riguardava le reliquie. Perché vi dico questo? Perché il re Luigi IX ha fatto di tutto per avere non solo la corona di spine di Cristo, ma anche altre 21 reliquie da Costantinopoli. Per avere la corona di spine di Cristo ha pagato 135.000 livre, ossia la metà del totale delle spese annuali del suo regno. Ha costruito la famosa Saint-Chapelle, un capolavoro di architettura gotica, e ha pagato 100.000 livre per costruire una teca girevole dove all'interno, recuperando 21 reliquie da Costantinopoli, che l'aveva pagata, l'ha posizionata all'interno di questa teca. Poi ha costruito con altre 40.000 livre la cappella della chiesa. Immaginate quanti soldi ha dato perché voleva collezionare queste reliquie. Quindi, però lui è morto nel 1270 e quindi, siccome suo fratello Carlo I d'Anjou era l'unico che poteva poi l'intenzione del fratello comunicare a chi poteva avere qualcosa. Questo era il Papa Gregorio X durante il concilio che ho detto prima del 1274. Infatti un momento importante è quello. Quando il 12 aprile del 1272 il Papa Gregorio X
Prezzemolo, il suo nome è Pepardo Visconti, e mise la gola per impedire il Consiglio di Lyon, viene il momento importante dove Carlo I d'Anjou, che attraverso un gran maestro dei Templari, poteva parlare. Infatti, dopo il Consiglio, il gran maestro dei Templari doveva, nel 75, va a visitare la Terra Santa. Vediamo quindi un momento importante qui, perché dalla via sacra che è entrata al porto di Eleusi, tutto deve andare verso il nord, perché c'è in mezzo una famiglia molto importante, la famiglia degli Angelo Comneno, come avevamo detto, e si dovevano cercare un punto strategico per proteggere le reliquie. Le strade però si dividono, cioè sia nelle prime che nella seconda ipotesi le strade si dividono, perché la Sacra Sindone prenderà una strada diversa, andrà in Francia, mentre le sacre pietre della Santa Casa andranno verso la Tessaglia. Il porto individuato era l'unico punto strategico, l'unico passaggio che univa la Tessaglia e l'Epiro. Era l'unico passaggio dall'antichità dove poteva andare al mare, ed era questa cittadina qui che si chiama Pili. Perché è importante questa? Perché nei vari testi, poi presi anche da vari storici come il Teramano e i Ricci, dove sostengono la questione lauretana, loro sostengono che la Santa Casa giunse nell'antica Emilia all'ingresso di Aspropotamos. Ecco. Aspropotamos in greco, è una parola greca, vuol dire fiume di acqua. Ecco quindi anche la parola fiume, come viene interpretata. Esistono dei documenti storici, adesso vi farò vedere, scusate, esistono dei documenti storici, li vedremo nella prossima diapositiva, che ci dicono esattamente che questo posto sta all'ingresso di Aspropotamos. Ma vediamo un attimo di capire meglio. Nell'anno 1283 Giovanni Sebastianatore, Angelo Luca Comneno, costruisce il monastero di Porta Panagia e il suo nome attuale, ma in quell'epoca si chiamava Monastero delle Grandi Porte della Invincibile Teotokos. Teotokos è una parola greca, vuol dire colei che ha dato, quando ha fatto nascere il figlio di Dio, quindi il Madonna. E costruisce questo monastero, vedete, vicino al fiume. È l'unico monastero che sta vicino al fiume in Tessaglia. Molto importante questo. Era molto grande. Molto grande, e il fiume passava sia a destra che a sinistra, da tutte le parti. Era un piccolo isolotto, quindi non era possibile arrivarci. Aveva una muraglia intorno, era molto ben costruito. Attualmente esiste solo questa chiesa bizantina, dove all'interno ci sono dei simboli molto importanti che vedremo. Questa è una figura di Giovanni Angelo Comneno che esiste all'interno di questa chiesa bizantina. Vediamo l'icona del paesetto. La chiesa sta a un chilometro fuori dal paesetto, vicino al fiume, a 500 metri dal ponte di pietra che vedete. I documenti che vi dicevo prima. Allora, esiste una ordinanza imperiale con sigillo dell'Andronico Paleologo III del 1336, dove è scritto che il monastero appunto sta ento Aspropotamo, quindi all'interno di Aspropotamos. Quindi vi ripeto il primo riferimento con i testi storici. Il secondo documento è del 1393 del patriarca Antonio IV, dove
noi troviamo il nome del monastero, quindi delle grandi porte. Ma troviamo anche su un altro documento del 1788, custodito a Monte Athos, presso la chiesa di San Pantaleon, il numero 793, troviamo sia l'anno di costruzione, quindi il 1283, sia il nome del fondatore, che è Giovanni Sebastiano. Lo stesso troviamo anche in un manoscritto che si trova alla Biblioteca Nazionale di Atene. Questo manoscritto è del monastero di Tussico, che si trova a 5 km dal monastero di Porta Pavia. Cosa ho trovato io lì, a questo monastero? Vedete nel cerchio qui, c'è una tabella, una epigrafe molto piccola, e 40 cm per 20, a 9 metri di altezza, che i tre muri di Santa Casa di Loreto sono 3x3. Questo sta proprio a 9 metri di altezza. Ecco qui, è una epigrafe speculare, palindroma, cioè bisogna salire con la scala a vedere cosa c'è scritto. Bisogna mettere uno specchio per capire cosa c'è scritto, perché leggendo da destra a sinistra non si capisce, bisogna leggere da sinistra a destra. Qui vedete com'è, qui, come lo vediamo, e se mettiamo uno specchio come viene. Vediamo quindi capire. Questo documento ha una relazione molto importante con il foglio 181. È stato studiato per la prima volta dall'archeologo Orlandos nel 1935, poi è stato ripreso da me nel 2012-2013, dove io ho scritto la mia prima ricerca nel 2014, ricerca che è stata poi pubblicata nella rivista scientifica Storia Studi sull'Oriente Cristiano. Questa epigrafe speculare dice: Ec vathrum son paname stomen domon omima hieron. La traduzione: per te, madre di Dio, che sei pura al massimo grado, innalziamo la tua casa, opera sacra, che è parte salvata dalle fondamenta. Solo un particolare: in quell'epoca la costruzione veniva con una tecnica particolare, non solo in Palestina, ma anche in Tessalia. Veniva con lo stesso metodo dei Nabatei, in fila orizzontale. Quindi troviamo degli elementi che non sono stati ancora, non erano raccontati, diciamo, però queste nuove ricerche portano in evidenza alcune cose molto importanti. Vediamo quanto è importante la corrispondenza tra i due testi, quindi il foglio 181 e l'epigrafe greca. Hanno dei punti in comune, perché usano la parola domus e domus. È una parola di provenienza greca, ovviamente, che vuol dire casa. Parlano di Panagia Theotokos, parlano di Madonna, parlano di opera sacra, le pietre sacre, tutte e due. E mentre nella prima frase, nella frase dell'epigrafe greca, le pietre si innalzano in fila orizzontale, nel foglio 181 queste pietre, andando via, sono state prese. Quindi questo documento non riguarda la ricerca, posso dire, non guarda che sono state prese le pietre da Nazareth, il foglio 181, ma riguarda che sono state prese le pietre da Porta Pavagliana di Sale. Quindi la prima tappa è in Tessalia, attraverso il Ducato di Atene, e poi da lì sono state prese tramite il 181 il foglio. Il foglio è stato dato, è stato costituito poi per il matrimonio di Itama, non si poteva essere costruito a Nazareth, non c'era motivo. Quindi questo foglio qui, gli storici pensavano che riguardava Nazareth, invece non riguarda Nazareth, riguarda la Tessalia.
Questa è una cosa molto importante da chiarire. Ma esiste un codice ancora molto importante in questa chiesa. È l'unica chiesa in Grecia dove troviamo, quando noi entriamo nelle chiese ortodosse, non so se mai siete andati a entrare in una chiesa ortodossa in Grecia, quando siamo davanti alla parte sacra, no? A destra troviamo sempre l'icona di Cristo, come la vediamo qui in queste due icone modelle. Va bene? Però in questa chiesa costruita nel 1283 vediamo qui a destra l'icona di Panagia, è un affresco in mosaico che raffigura appunto la Madonna che tiene Gesù in braccio, mentre a sinistra troviamo Gesù. Quindi la particolarità qui è che solo questa chiesa, solo questo monastero, nel 1285 sono state costruite le due immagini, quindi 2 anni dopo la costruzione del monastero, solo in questo monastero, in tutta la Grecia, in tutti i monasteri, esiste questo posizionamento. Secondo voi per quale motivo? Ci sarà un motivo? Era sicuramente un codice. Il fatto che sono state costruite 2 anni dopo la costruzione, non subito, vuol dire che in quei 2 anni le cose non erano sicure per il trasporto. E comunque sia, quando effettivamente dovevano essere, è stato dato un segnale, un codice per quelle persone che trasportavano le sante reliquie, perché in quel tragitto ne troviamo tante di chiese bizantine, in Tessalia, in Epiro, in Dioclea, Ossius Lucas, tantissime, ma solo una è così. E quindi chi lo trasportava doveva essere sicuro del posto dove gli doveva la sala per la protezione e per il recupero. Ma troviamo, secondo le fonti storiche, una importantissima notizia sul volo del monastero bizantino e la fornisce lo storico Sofianos nel suo libro Il Chirurgo Sintana 1381-1382 del metropolita di Larissa di Mamelinos per il monastero delle grandi porte, dove dice: il venerabile monastero delle grandi porte dedicato alla Madonna, Madre di Dio, a lei che è al di sopra di ogni influenza, che è stato reso importante con le sante reliquie e con le tante complicate pietre donate dai fondatori santi e da tutti gli altri devoti. In quell'epoca, poi vedremo alla fine un elemento particolare, venivano dei pellegrini da tutta la Tessalia, da tutta la centro Grecia, a questo monastero, perché c'erano delle sante reliquie. Ma c'era anche una cosa ancora. Io, sulla mia ipotesi del trasferimento, del spostamento delle sacre reliquie, ma anche della sacra sindone, poi divise ovviamente per vari motivi, ma per quanto riguarda la Santa Casa, riferisco come anno di arrivo il 1288-1289. Perché intanto questo monastero, per farvi capire dove sta a 36 km da Meteora. Meteora sono quelli grandissimi sassi dove ci sono i monasteri sopra, costruiti nel 1100. Quindi scendendo da Meteora nella Tessalia troviamo la città di Tricala, 25 km e dopo 14 km troviamo Ili. Allora, il Sebastianatore Giovanni, grande condottiero, grande militare, stratega, tantissimi militari, ricchissimi, tantissime terre a suo possesso. Pensate che ha sposato la figlia di Taronà e ha costruito la grande Plagia. Immaginate quanto era grande, poi con il suo fratellastro Nikiforos e con Carlo
primo d'Anzò, volevano accumulare i bizantini, la sua potenza era grande. Però nel 1289 lascia tutto, all'improvviso, diventa monaco. Abbiamo tutta la documentazione che ci dice questo, che lui nell'ultimo anno della sua vita diventa monaco, ma non solo lui, anche sua moglie diventa monaca di nome Ipomonì, insomma, il nome vuol dire pazienza. Ed è importante questo, io nella mia precedente ricerca lo chiamo custode delle sante reliquie, perché lui vuole alla fine essere messo, quando muore, all'interno del monastero di Volta Panagia. Se voi andate a visitarlo, esiste all'interno la sua tomba. Come esiste la tomba, come vedremo, del suo nipote, chi secondo Della Rosa, la sua tomba esiste dove? Al monastero di Tarni. Quindi il passaggio dal tempo. Dopo la morte però del Sebastoratore nel 1289, tutte le proprietà, quindi anche le sante reliquie che esistevano come documenti, passano ai due figli, Costantino e Teodoro, il Sebastoratore Giovanni, i quali però non erano idonei ad amministrare le proprietà del monastero. E quindi lo zio Nikiforos, Despota dell'Epiro, prende tutto in carico suo, quindi anche le sante reliquie. Ecco perché poteva scrivere questa cosa sul foglio sepoltatura, perché era lui il possessore. Quindi il 9 maggio del 1291 la tradizione lauretana dice che sono secondato per via angelica l'antica Iliria. Secondo però gli studi miei, sono spostate ad Arta, che era la capitale di quell'epoca dell'Epiro, sempre nel sud dell'antica Iliria. E dove sono andate? Nel castello di Arta, principalmente, dove era la sede di Nikiforos, e poi successivamente alla chiesa bizantina Parigori di Sarmiata, dove attualmente c'è la tomba di Nikiforos, Angelo Comneno. Vi ricordate quando vi ho detto della Via Sacra? C'è una cosa particolare sulla Grecia. L'ingresso delle reliquie viene per la Via Sacra dall'antichità, dai misteri di Osiri, dal porto di Eleusi. Verso il nord incontra la Via degli Angeli, che è un percorso che vedremo di 105 km, ed essere dalla Grecia sempre dalla Via Sacra. Ad Arta esiste la via, il porto, che si chiama Via Sacra lo stesso. Il percorso da Pili ad Arta è di 105 km, è la via degli Angeli, è la via dove erano collegati i due fratellastri ed è l'unico passaggio dove venne era custodito dai militari. Vedremo successivamente che intorno a Porta Pameia c'erano 14 fortezze dove potevano proteggerla. Non però in questa via. E quasi a metà di questa via, proprio sulla strada, c'è una chiesa costruita in quel periodo della Porta della Pameia che si chiama Cocchini Ecclesia, cioè chiesa rossa. La piantina pesa e lavorata. Vediamo che sono ben evidenziati i disegni e i simboli dei cavalieri del Tempio. La quarta via non viene considerata in questa ricerca, riguarda la segnazione che è stata fatta a Pietro Angeleri o Pietro del Morone per individuare un luogo regno per l'antica reliquia. Pietro Angeleri poi diventa Celestino V, il Papa, dal luglio a dicembre del 1294.
La via Laurentana è quella via che dopo l'arrivo della Santa Casa, dopo il 10 dicembre del 1294, è quella via che è stata poi determinata dall'afflusso dei pellegrini che si via vai andavano sulle diverse direttrici tra le città sante, sacre di Roma e Loreto. Poi, dopo il 1700, è stata proprio individuata, diciamo, è stata assegnata, è stata chiamata la via Loretana. Alcune notizie molto importanti adesso sulla Sacra Sindone sul monastero di Tafra. Abbiamo detto che si trova a 11 km dal porto di Leos, è stato costruito nel 1080, era molto più grande di adesso, come vedete, era anche questo, aveva intorno le mura di protezione e stava anche questo in un punto strategico, perché era l'unico punto, vedete la via qui, questa via è la via sacra, che collegava il sud della Grecia, quindi Corinto e Peloponneso, con il nord, quindi la Biozia, la Tessalia, il Piro, la Macedonia. Nel 1205, quindi, come abbiamo detto, Otton della Rossa porta la Sacra Sindone ad Atene. E nel 1207 donò questo monastero alla abbazia cistercense di Bellevue. All'interno di questo monastero caccia via i monaci bizantini e mette i monaci cistercensi. I monaci cistercensi rimangono per 200 anni. Qui abbiamo anche l'influenza dei maestri comazzini, che erano i grandi ingegneri di Como, noti in quasi tutta Europa per la costruzione delle chiese gotiche, ma anche dei ponti, dei castelli, che hanno operato anche nella Grecia in diverse località. Esiste nel libro, vedrete, una relazione molto grande tra i templari, i monaci cistercensi e i maestri comazzini. Erano tutti insieme, collaboravano, anche perché i monaci cistercensi avevano due chiese nella Terra Santa, dove avevano quindi una corrispondenza e si potevano comunicare tra di loro anche per le reliquie in arrivo. Durante la loro permanenza, tramite i maestri comazzini, non solo qui ma anche in altre diverse parti e monasteri, hanno espletato e portato a termine delle opere sia murarie esterne che interne, con una simbologia particolare che non è, viene chiamata dei templari, però il termine non è giusto perché sono dei simboli appartenenti alla antiche culture, culture di antico Egitto, della Grecia, della Babilonia, della Siria. Vediamo la piantina, anche qui la piantina del monastero di Daphni, elaborando secondo l'antico simbolismo dello Satoro, per chi l'ha studiato, viene spiegato all'interno del libro, vediamo un simbolismo particolare sulla Trinità e anche sulla. Esistono delle corrispondenze di geometria sacra pitagorica. Ma esistono anche molti elementi che portano a confronto il monastero di Galli e il monastero di Porta Galia. Il simbolo della famiglia della Rossa era il cinghio, e questo lo possiamo notare dal disegno dell'alto rilievo nella lastra topale di Di Secondo della Rossa, cioè il figlio di Elena. Vedete, nella tomba viene illustrato il simbolo, questo simbolo qui, il simbolo di Giglio, o anche si chiama il Giglio di Lis, lo stesso. Ma vediamo lo stesso simbolo in una colonna all'interno della chiesa bizantina di Porta Pamphilia, cioè lo stesso simbolo. Allora, qui, quindi ad Atene, al monastero di Daphni, abbiamo Di Secondo della Rossa, figlio di Elena, e
E qui a Porta Paglia abbiamo il nonno, il padre di Elena, e tutte e due hanno la stessa simbologia. Abbiamo quindi il fiore di Lisco, lo troviamo in una moneta in tronco. Vedete quanto è importante studiare le culture tra i popoli e trovare poi i simboli delle varie successive generazioni. Vediamo quindi questo simbolo nell'icona di Gesù che è là a sinistra di Porta Panagliata, e vediamo anche lo stemma degli ordini dei monaci cistercensi che prende lo stesso esilio, che lo usa lo stesso nel suo emblema, nel suo logo. Sulla domanda esistono dei codici nascosti per la sindaca del suo monastero di Daphne che confermerebbero il suo passaggio da Atene? E poi c'è la domanda: l'antica sindaca è trasportata insieme o separatamente alle pietre preziose? Era proprio la sacra sindaca di Gesù? Ecco, non esistono documentazioni, cioè siamo sempre alla ricerca di capire, di studiare, di capire se possiamo avere delle risposte per queste domande. Non ci sono, diciamo, risposte, noi ci siamo sempre alla ricerca. Però io ho studiato un metodo particolare, anche tramite un professore matematico, che lo ringrazio, professore greco, che si chiama Eleftherios Akiropoulos, il quale ha scritto 11 libri, che ho dovuto studiare tutti per capire un attimo questa insofficienza afroamerica, che è un metodo molto antico, che l'hanno usato i pitagorici, ma proviene di un'epoca prima del 580 a.C., quindi prima della nascita di Pitagora. Praticamente è un metodo dove in ogni lettera greca viene assegnato un numero. Tramite quindi quando noi abbiamo una frase in greco, sommando le lettere troviamo una somma, no? Un numero totale. Se noi abbiamo poi un'altra frase che vogliamo sapere se la nozione o diciamo il significato di queste due frasi hanno qualche relazione tra di loro, se il numero che troveremo sulle due frasi è uguale, allora abbiamo molti elementi di verità e quindi possiamo ritenere valida questa ipotesi. Ecco, ve lo dico molto sinteticamente, anche perché questo metodo utilizza elementi della decodificazione dei testi platonici, utilizza della nuova teoria sulla costruzione, sulla creazione universale, ha degli elementi del DNA, quindi non è facile, diciamo, esporla, però ve lo dico molto sinteticamente e vi faccio anche un esempio, poi se avremo tempo vi farò anche alla fine un altro esempio che riguarda il giorno di oggi, che è Sant'Andrea, molto importante. Pensate, Sant'Andrea è uno dei santi che viene festeggiato nello stesso giorno sia dalla Chiesa Cattolica che dalla Chiesa Ortodossa, e questo è stato fatto nel 1964, quando il Patriarca Bisantino e il Papa hanno fatto la prima, diciamo, il primo accordo di spostare da Costantinopoli una parte delle reliquie di Sant'Andrea, che è stato martirizzato a Patrasso il 60 d.C. Sant'Andrea, le reliquie si trovano in diverse parti del mondo, anche in Scozia, dove viene venerato. Pensate che anche in Scozia esiste una leggenda di una traslazione delle reliquie. Ovviamente, e questo è un altro capitolo, ovviamente ritorniamo nel nostro studio. Ecco gli esempi. Prendiamo
sul grafite, su una delle pietre della Santa Casa durante il scambio con i Rossi. Abbiamo visto Iestet in Feu, che è la frase sacra, Iestet in Feu, abbiamo detto che è il figlio Cristo di Dio. Se facciamo quindi la somma corrispondente delle lettere greche, troviamo 2884. Noi ci interessa anche la relazione tra la Sacra Sintole, la Santa Casa, ma anche Gesù Cristo, che era figlio di Dio. Quindi la frase Sacra Sintole di Gesù Cristo, in greco è Iera Sintole Gesù Cristo. Anche qui, se facciamo la somma delle lettere greche, troviamo 2884. Ma prendiamo un'altra frase. La famiglia della Rosso ha trasportato la Sacra Sintole. In greco, Ikogenia della Rosso, Metefere tin Ieran Sintole. La somma alfanumerica è anche in questo caso 2884. Lo stesso numero lo tagliamo tre volte. Che riguarda la Sacra Sintole, la famiglia della Rosso, riguarda Gesù, figlio di Cristo. Quindi, attraverso la metodologia, chiamiamo pitagorica, dove i pitagorici danno poi estesi, viene dimostrato che la Sacra Sintole è stata portata da Atene a cura della famiglia della Rosso e che questa Sacra Sintole è effettivamente la Sintole di Gesù Cristo. Ma esistono all'interno di Pantocratore un affresco bellissimo che sta al monastero di Daphni, esistono dei segni e dei cozzi molto importanti. Vedete qui un simbolo che nella orologia templare si chiama Vesica Isis, però nella orologia, diciamo, arcaica greca si chiama Kistis Ictios. Sapete che il simbolismo di Ictis vuol dire Jesus Christos Theou Ios Sotir, cioè Gesù Cristo figlio di Dio. È un simbolo di Roma che si trova all'interno di questo cielo dove figura Gesù, ma nella sua mano che tiene l'evangeliario, attraverso questi puntini qui, la numerazione che c'è, che si vede, è quella che è nascosta, il segno che qui da solo dovrebbe organizzare e presi uno per uno all'interno della ricerca, ci fanno vedere degli elementi importanti per la misurazione esatta della Sacra Sintole come è adesso. Quindi sembrerebbe che quella sintole effettivamente l'hanno vista, l'hanno misurata. Anche l'immagine, questa immagine qui è una delle quattro immagini di quattro monasteri che molti studiosi, anche da Torino, hanno preso in considerazione. Esistono anche altri codici, simbologie molto importanti attraverso gli affreschi all'interno del monastero. Esistono 77 immagini dentro il monastero di una simbologia molto importante che viene espletata praticamente all'interno del libro. E per passare poi successivamente alla terza parte del libro, che riguarda la via appunto degli angeli e la protezione delle sante reliquie, come avveniva la protezione, il percorso quindi verso nord, anche attraverso il monastero di Ossos Lucas in Beocea, che in quell'epoca apparteneva ai cistercensi. Pensate che il monastero di Daphni fino al 1276 era l'unica chiesa dove apparteneva ai monaci cistercensi, e quindi
qualsiasi passaggio avveniva tramite loro, anche perché loro erano in collegamento con Carlo primo d'Anzio. Noi sappiamo questo perché lui in Italia, in tutte le abbazie, aveva messo lui a guidare, diciamo, le abbazie stesse. E alla fine troveremo la simbologia delle chiese bizantine della Tessaglia e delle Pieve. Il 5 marzo 2016, a Loreto, per meriti anche della mia ricerca che è stata pubblicata nel 2014, la Chiesa Ortodossa, dopo 700 anni, ha riconosciuto la Santa Casa di Loreto. E in quella occasione è stato presentato un quadro della pittrice greca Ioanna Xena, dove figura l'arrivo delle sante pietre nell'antico monastero. Vedete, l'arrivo veniva tramite i cani, dove c'era il simbolo qui reale dei Dì della Rosso e della famiglia degli Angelo Comneno, i militari dell'Angelo Comneno e anche incrociati in presenza del nostro cantore Giovanni, della sua moglie e delle autorità ecclesiastiche. Ecco, questo è attualmente il monastero, la chiesa bizantina. Vediamo adesso come Sebastopoli l'ha protetto questo monastero. Vediamo sulla cartina, qui in fondo è porta, vedete, porta Panagiani, attraverso questi 5 livelli di protezione, cioè questi ceti sono venuti fuori dopo che io ho evidenziato sulla cartina le 14 fortezze che vengono analizzate ovviamente nella ricerca analiticamente tutte con nomi, dove stanno, quando sono state costruite e per quale motivo erano state costruite. Se giriamo adesso la cartina a 180 gradi viene fuori il pentagono d'oro di armonia cosmica, vengono fuori le linee energetiche molto importanti che sono presenti nell'emblema degli Angelo Comneno. Guardate. Ecco qui come viene questo disegno che è stato strutturato, creato per la produzione delle sante reliquie su una base del disegno del simbolo degli Angelo Comneno che partiva da Costantinopoli. E la domanda che poi mi sono fatto, ma se gli Angelo Comneno hanno fatto una cosa così grandiosa per proteggere le sante reliquie in Tessaglia, forse l'hanno copiato magari prima da qualcuno che ha protetto la Sacra Sindone in Attica, nel Ducato di Atene, quindi cercando tra le fonti storiche, e sulla mia domanda ho trovato effettivamente che sui testi storici esiste sempre il pentagono d'oro di armonia cosmica nella regione di Attica, dove è un sì e quell'altro sta sempre al sud della piramide. E quindi, cioè, il cerchio si chiude, la protezione c'era per la Sacra Sindone, la protezione c'era, è stata fatta anche in Tessaglia. Ma cosa sono queste linee energetiche? Sono delle linee sincroniche, si chiamano ley lines, sono linee rette, larghe 2 metri, equidistanti, percorrono tutta la Terra, incrociandosi tra di loro. I punti di dove si incontrano sono molto forti energicamente e in quei punti dall'antichità sono stati costruiti gli antichi templi e poi successivamente anche le chiese bizantine. Le prime notizie che troviamo nel 1920 da Alfred Watkins e poi lo studioso John Mitchell,
prende in considerazione quando introduce un significato mistico nei siti archeologici di queste energie terrestri. Successivamente, avete sentito, molti avete letto riviste o libri su Feng Shui. Il Feng Shui praticamente riprende il discorso delle linee energetiche, praticamente questa arte taoista germanica che segue questo discorso delle linee energetiche, i concetti anche del yin e yang, anche della forza interna del qi, lo stesso riprendono fonte dalla questo complesso discorso delle linee energetiche dei Ley Lines. Ultimamente gli studiosi russi dicono che la struttura stessa della Terra si fonderebbe su una griglia energetica appunto creata dai Ley Lines. Ho preso in considerazione nello studio una via particolare, la via di San Michele. È una via molto importante, una linea retta che parte da Irlanda e finisce a Israele attraverso sei luoghi energetici dove ci sono dei monasteri a una distanza di 1000 km l'uno dall'altro. Partendo quindi da Irlanda, l'isola di Skellig che mi serve in Irlanda, sentiamo a San Michele appunto un connubio. Andiamo vicino a Torino, dove abbiamo la Sacra di San Michele, al luogo della Val di Susa, in Piemonte. Andiamo poi in Santuario di San Michele, a Cangelo, in Puglia, vicino a Foggia. Poi andiamo all'isola di Sini, qui, che abbiamo un altro monastero dedicato a San Michele, e finiamo in Israele, al monastero di Monte Carmelo. Tutti si trovano nella stessa linea. Vedete qui Berlino. Berlino ha a che fare con i nomi iniziali Cavalieri Templari che sono partiti da Berlino, ma la cosa importante è che la verticale qui, che fa 90 gradi, è proprio a Torino e poi passa da Atene. Quindi il passaggio ad Atene e Torino già erano in qualche maniera impostati tramite la via Angelica. Nell'ultima parte della ricerca vengono analizzati i simboli che ci sono all'interno delle chiese bizantine. Quindi prendo in considerazione Ossos Lucas, un mastero bellissimo, Porta Parayan, ovviamente, quindi Agia Theodora, dove troviamo la tomba della Santa Teodora, che era la moglie di Michele II, la madre di Nikiforos, e fino alla chiesa di Marigoritissa, che vuol dire consolatrice, italiano, ad Arta. Vediamo alcuni simboli. Nel monastero di Ossos Lucas troviamo una cupola ottagonale, il numero 8 che vuol dire eternità, è molto importante nella simbologia, nella sacra simbologia, ma troviamo anche una ruota a 8 razzi qui. All'interno troviamo un intreccio di culture tra una croce greca di provenienza Sida inserita in un contesto di architettura di tipo corinzio. Poi all'interno troviamo una croce celeste di 5 cerchi quadri. E andando avanti a Porta Panella, appunto, all'interno troviamo una importante simbologia. Troviamo i nodi, le doppie colonne con i nodi. Ecco, la doppia colonna, la simbologia è la Trinità, quindi Dio, Figlio, e il nodo è lo Spirito Santo. Quindi tre in una persona sola. Ma il secondo nodo che si trova in questa chiesa ha un altro particolare significato. Rappresenta il secondo mistero della fede,
l'incarnazione del Figlio di Dio all'interno della Santa Casa. Ed era importante questo, dal momento che prima abbiamo spiegato tanti motivi perché le sante reliquie potevano arrivare a proteggersi in quel luogo. E quindi questo lo volevano far presente anche i maestri tomazzini, perché questa simbologia qui che si trova nelle Marche tantissima, Osimo tantissima, non era conosciuta in Grecia. Non era conosciuta. Però vediamo che, come anche in altre chiese, come vedremo anche qui a Narta, esistono delle simbologie che troviamo anche qui in Italia. E questo fa parte dei rapporti tra i monaci cistercensi, i maestri tomazzini appunto, e tutta la conoscenza dei cavalieri templari della Terra Santa, quanto loro erano in contatto con diverse culture. Qui vediamo, sempre all'interno di Porta Pavia, un simbolo antico che si chiama nella orologia templare la triplice cinta. Si tratta di un disegno dove appare l'antica Atlantide, praticamente un cerchio dove intorno c'erano dei spazi vuoti dove c'era l'acqua. E questo è vero, come vi ho detto, perché la porta del monastero era all'interno di un isolotto dove intorno c'era l'acqua, perché c'era a destra e a sinistra c'era il fiume che la attraversava. E troviamo a destra anche questo simbolo qui che viene chiamato il nodo celtico di Dara. Mentre a Dara, all'esterno delle diverse chiese bizantine, troviamo questo simbolo qui, che lo troviamo al monastero di Dara, che è un simbolo di rombo o doppio ternario che simbolizza l'alfa e l'omega. Viene interpretato da Gesù come dal Logos. Mentre qui troviamo, sempre a Dara, qui sopra, una doppia treccia del VII secolo a.C., dove è stato ripreso dalla località Curio di Cipro, e attualmente lo troviamo nel Metropolitan Museum di Arte di New York. Mentre il simbolo qui, i due colombi proprio affrontati, è un simbolo antico che lo troviamo nelle antiche catacombe. All'interno della chiesa qui di Santa Teodora, questa è la sua tomba, troviamo un bellissimo esemplare di interpretazione e simbologia molto importante, dove troviamo la croce patriarcale, o chiamata degli Anzù, quindi troviamo la relazione della famiglia degli Anzù, lei è Santa Teodora e suo figlio Nikiforos, gli angeli, ma intendono la famiglia degli angeli, e anche troviamo il nodo, ma un nodo, quindi la Trinità, ma anche un altro significato, la relazione e l'unione tra le due chiese, tra quella latina e quella ortodossa. Sto per finire, quindi è l'ultima diapositiva. Questa è un'opera muraria antica che ho scoperto e ho analizzato sempre all'esterno di Porta Panaia, nel lato nord di Porta Panaia. Vorrei che il dottor Fabio Quattrini leggesse un testo che sta all'interno del libro, in modo che si possa capire l'importanza di questo simbolo. Oggi un'altra importante opera muraria antica, ben visibile nella parte esterna, lato nord della chiesa, confermerebbe la sosta della Santa Casa.
casa della Theotokos. Si tratta di una lapide su cui si riscontrano, nella parte superiore, due spirali, una destrorsa e una sinistrorsa, simmetriche e ben raffigurate. L'elemento che unisce le due spirali si appoggia all'interno di due conchiglie aperte, congiungendole. Questo rappresenta il luogo di passaggio verso l'eternità, dopo la purificazione e la rinascita. Si procede di seguito a un'analisi più puntigliosa. Le linee interne delle conchiglie continuano in modo armonioso. La conchiglia aveva un valore pratico, oltre che simbolico. Era utilizzata come un bicchiere, per cui si suppone il suo uso frequente da parte dei militari e dei pellegrini per placare la sete quando camminavano accanto ai ruscelli o quando attraversavano i fiumi. La simbologia della conchiglia si mette in relazione con la spirale, ma anche con l'idea di casa, protezione, cautela. È un antico simbolo dell'Europa settentrionale. Nella lapide, che attesta e certifica l'arrivo della Santa Casa, si ritrova un simbolo spiraliforme, nello specifico una doppia spirale. In mezzo al punto centrale, il luogo di passaggio, la chiesa di Porta Panagia, che diventa il luogo sacro della Santa Casa. Essa, in questo luogo di purificazione e di rinascita, viene protetta sia da destra che da sinistra, sia da oriente che da occidente, in un luogo preciso che si trova in mezzo ai due despotati di Tessaglia e Epiro. La conchiglia, simbolo arcaico che rappresenta in sé l'emblema della purificazione e della rinascita, richiama l'utero universale, il contenitore sacro, dove si può effettuare il battesimo utilizzando le acque originali e dove il germe dell'uomo può veramente rinascere. Grazie. Grazie a te. Sì, io ho finito, vi ringrazio, ho finito la mia presentazione, vi ringrazio se siete qui con me oggi e ringrazio di nuovo la professoressa Marinelli e ringrazio anche il superintendente Don Claudio e vi auguro un buon pomeriggio ancora e magari una liturgia che faremo farà che saremo qui, chi vuole stare dell'incarnazione di Gesù, Figlio di Dio, della Santa Casa, del Tempio di Pagliese.
quella della morte, la sua morte in canzoni che sono stati. Ecco, io ringrazio sia il dottoressa Maidelli per il posto che mi ha esposto, ma anche il professore, perché quello che lei ha qui appunto illustrato mi ha convinto di una cosa che sempre avevo pensato, cioè che la Santa Casa è proprio l'ultimo miracoloso, ma il suo studio è importante perché lo dimostra. Lei ha esposto diciamo, un itinerario che riguarda la Sacra Sindone, su cui non intervengo perché non ho la competenza, però ha coperto forse quegli anni che lo trasferirei in vigore e giunge da una per farmi scomparsa quando è rimasto. Ma anche a riguardo della Santa Casa, lei ha mostrato le sante pietre. E questo può essere vero, tutto quel itinerario che lei ha esposto. Ma non è la Santa Casa, sono le pietre della Santa Casa. Cioè, a Roma non ci sono le pareti della Santa Casa, non alcune pietre che eventualmente sono state lì a Parmazzano, eccetera, che fanno due pietre in mare. E questo è dimostrato, io sono più di 50 anni che studio la Santa Casa, sono nato qua, diciamo, mia mamma mi porta fino a 6 anni a pregare la Santa Casa, ho già fatto servizio liturgico per tanti anni, e poi soprattutto il professore anche come appassionato e studioso, dobbiamo fermare solo quello che è successo
Qui non eravamo noi presenti. Cerchiamo di andare avanti, andare a pregare ognuno nella sua fede, come crede possibile ognuno, perché ognuno ha la sua verità, è dentro di sé, e nessuno può imporre la sua verità a un altro. Questa è la cosa importantissima per tutti. Poi tutti insieme troveremo la strada giusta. Grazie. C'è un'altra ragazza che vuole fare la domanda. Sì. Io volevo aggiungere una cosa per concludere questo discorso. L'importante è che la cosa c'è e che è vera. La sindone, se l'ha portato uno, l'ha portato un altro, l'importante è che quella sindone c'è e oggi possiamo dire che la sindone di Gesù, poi se l'ha portato uno o l'altro, questo Dio lo sa, è la stessa cosa, queste pietre. L'importante è che sono le vere pietre di quella casa della Madonna. Poi chi le ha portate, pazienza, insomma, tutti i misteri non li possiamo sapere, ma avere oggi queste reliquie è molto prezioso per noi, per la nostra fede, perché serve ad aiutare la nostra fede, la presenza di questi oggetti. Come sono stati trasportati, da chi? Tutto non lo possiamo sapere, certamente ci sono ipotesi più verosimili e altre un po' più fantasiose, ma questo poi ognuno lo decide a seconda degli studi che fa, perché qualche volta mi dicono, ma come, ci sono scienziati atei che dicono che la sindone è vera e ci stanno dei preti che dicono che è falsa? E io rispondo, non credo di avere tappato orecchie, che purtroppo ci sono pure magari gli ignoranti, ma magari lui è pure d'accordo. Cioè, se uno non studia, è meglio che sta zitto. Quando io ti do i libri, e vi invito anche adesso a venire a prendere questo libro, leggete il libro, poi parlate. Ecco, questo è il suggerimento. Cioè, bisogna prima studiare, ma studiare parecchio. Io che mi interessa della sindone, sono 42 anni, ho oltre 1000 libri sulla sindone a casa mia. Ne ho scritti 18 che stanno per uscire altri 2. Poi arriva quella che mi dice, ma la sindone è falsa, dove l'hai letto? Su chi? Beh, allora senti, insomma. Quindi, chi studia, come il professor Nicolini, come il professor Cudura, se che accumulano lavori, ricerche, eccetera, sono da rispettare per questo loro studio profondo che porta alle loro conclusioni. Poi ognuno, leggendo, si fa il suo bilancio di quello che gli sembra più o meno credibile, ma l'importante è che quelle pietre sono vere e questo ci conforta per la fede. Andiamo a toccare quella pietra che ha toccato la Madonna, che vale poco, andiamo a toccare la sindone, la sindone non si può, ma insomma avvicinarci a una reliquia autentica, questo è importante. Buonasera a tutti, grazie professore. Io sono un giovane archeologo, ho scritto una tesi di laurea specialistica sulla Santa Casa di Loreto, soprattutto su quello che riguarda l'aspetto archeologico e etnografico, e mi sono lasciato anche trascinare il discorso del professore per quello che riguardava appunto questo trasporto grazie alla famiglia Angeli, quindi ecco, addirittura come aiutare in questo tale. Allora, prima di tutto una domanda che riguarda il professore è questa, la data, si parlava della data del 1287-88, probabile data di arrivo. In verità c'è un pellegrino che ricorda Montecroce che lui è stato nel 1289 nella Santa, e questo ce lo dice Franco Cardini ed altri, è stato nel 1289 di 90 forse, però più preciso, nella terra di Nazareth e ha visto la camera di Dio, quindi è un dato quasi prescindibile quello. Mi viene da pensare, nella misura in cui qui ci muoviamo anche nel territorio delle ipotesi, giustamente come avevo detto prima, noi non c'eravamo e purtroppo da gli archeologi la prima cosa che si insegna si scava per trovare il troviamo tanto e poi c'è il 20% che si riesce a capire. Dall'altra parte invece per quello che riguarda la Santa Casa di Loreto, graffiti incisi rimandano proprio alla teologia giudeo-cristiana, quindi sono veri nella misura in cui i graffiti non solo ci dicono che sono giudeo-cristiani, quindi rimandano ai primi secoli degli ebrei convertiti al cristianesimo, ma addirittura, professor Nicolini, questi graffiti sono o troppo in basso, o troppo in alto, o tracuati, per cui dimostra una ricostruzione e un trasporto. Non è possibile pensare queste cose qua. Secondo me
velocemente quello che ha detto io lo scrivo sulla mia inizialità di totale e le date corrispondono dell'87-88 corrispondono e io lo riferisco nella mia azienda, quindi lo troverà, sono d'accordo con quello e quindi grazie a tutti. Grazie.